Carissimi, benvenuti, Dio vi benedica. Siamo qui insieme a Radio Blast, una voce nel tempo della fine. Come abbiamo detto, ogni sabato e domenica alle ore 13:30, ora italiana, abbiamo programmi dal vivo con fratello Giuseppe che risponde alle domande che voi inviate. Nostra email sta nel nostro sito radioblast.net. Inviate le vostre domande perché oggi risponderemo. Fratello Giuseppe, Dio ti benedica. Buongiorno. Sei pronto a rispondere a varie domande? Beh, il Signore è pronto. Io farò quel che posso. Va bene. Allora, siamo qui nel studio di Radio Blast. I nostri fratelli della missione stanno evangelizzando oggi. Non sono qui. Però, fratello Giuseppe, come abbiamo promesso, ogni sabato e domenica risponde alle vostre domande. La prima domanda. Ok. Andiamo. Da dove viene questa domanda? Non so da dove, da Italia. Dall'Italia. Dall'Italia, comunque. Sì. Okay. Dice, desidero fare una domanda al fratello Giuseppe in merito a questi passi dell'Apocalisse 6:12 e 8:12. Ci saranno i tre giorni di buio, come sostengono i cattolici, profezie, apparizioni mariane? E noi cristiani come dovremmo comportarci? Allora, innanzitutto cominciamo a leggere la Bibbia prima delle apparizioni mariane. Va bene. Leggiamo Apocalisse 6. E le scritture, che le referenze che mi hai dato, Apocalisse 6 e 8, dici, no? Sì. Apocalisse 6, 12. Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. E 8:12 dice... Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Di cosa parla qui? Beh, sta parlando innanzitutto il capitolo 6, il sesto sigillo, sarebbe quello che segue il quinto dei martiri, eccetera. I primi quattro sigilli sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Prima Gesù, i seguenti tre sono del diavolo, ok? Poi ci sono i martiri che invocano il Signore di far giustizia, e poi c'è il sesto che appunto parla di Armageddon. Okay? Questo è Armageddon, il ritorno di Cristo, Apocalisse 19. Ok. Questo è Armageddon. E il capitolo 8... Tu leggevi verso, cos'è, 12? 12. Verso 12, e io sono la tromba, il quarto angelo. Questa è la quarta tromba. Allora, Apocalisse 8 e 9, qui siamo nei tre anni e mezzo della tribolazione. Perché ma vedi, non è la stessa cosa con il capitolo 6? No, capitolo 6 è un riassunto di tutta la storia mondiale dalla resurrezione di Gesù. Ah. Primo sigillo, Gesù su un cavallo bianco, vittorioso, con la corona, lo stesso più o meno di Apocalisse 19:11. Ecco che risorge, risurrezione, vittoria sulla morte, sul diavolo, sul peccato, su tutto, e va conquistando, e conquistatore e conquistando. Quindi, ah, ho capito. No, capitolo 6 è un riassunto, comincia dalla risurrezione di Gesù, quindi sarebbe un riassunto degli ultimi 2000 anni. Quindi c'è il primo cavallo, che Gesù, il secondo cavaliere, e uno rosso, che sarebbe il cavaliere che simboleggia il principato, il demonio principato della guerra. Il terzo cavaliere, e deve essere il cavaliere nero, credo, che sarebbe il principato demoniaco del business, degli affari, Babilonia, la prostituta. Raffigurata anche in Apocalisse capitolo 17-18. E poi c'è il quarto sigillo, che rappresenta giallastro. Il demonio, il principato della morte, delle malattie, delle epidemie, come adesso che nel mondo hanno creato l'AIDS, l'AIDS, che è una malattia artificiale per depopolare il pianeta, eccetera. Quindi questo è il quarto cavallo. Il quinto sono le anime, i martiri, martirizzati, che sono morti durante 2000 anni,
e possibilmente anche prima nel Vecchio Testamento. E poi il sesto, abbiamo visto, è Armageddon. Ah, entonces il sesto Armageddon, in questi giorni di buio succedono all'Armageddon. Tu puoi leggere, guarda, leggi il capitolo 6 dal sesto sigillo in poi e parla di Armageddon, lo vedi, è un quadro perfetto che troviamo dei paralleli in Gioele capitolo 2, Sofonia, vediamo anche Ezechiele 38 e 39, due capitoli, e naturalmente Apocalisse 19 dall'11 al 20 al 21, credo. Allora, leggiamo Apocalisse 6:12. Per favore. Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò come nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola. E ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascossero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. Cioè già adesso i ricchi della terra, i militari, eccetera, stanno preparando, hanno già preparato delle caverne sotto le montagne come precauzione per prepararsi dalla futura guerra atomica che loro sanno. Non hanno dubbi, arriverà di certo. Loro programmano che tutti i piccolini, io e te e gli altri, moriranno nella guerra atomica come Nagasaki e Hiroshima, e loro, i pezzi grossi, sopravviveranno sotto le montagne per alcuni anni, poi usciranno quando le radiazioni dovrebbero essersi calmate. Mm-hmm. E questo appunto è quello che fanno lì, si nasconderanno sotto le montagne, nelle spelonche, però e questo è Armageddon. Il Signore c'era a GX, non è che tu sotto la montagna puoi sfuggire a Gesù Cristo che viene sul cavallo. Chiaro, sì. E seguito dalla sua sposa su cavalli bianchi, Apocalisse 19:11. Vai avanti. 16. E dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Perché è venuto il gran giorno della sua ira. Okay, chi può resistere? Finito? Yeah. Ok, quindi vedi, come vedi, parla dell'ira dell'agnello. Sì. Vedi, la tribolazione è l'ira del diavolo, come vediamo in Apocalisse 12:12. Invece l'Armageddon è l'ira di Dio. Contro chi? Contro l'anticristo, quelli con il marchio della bestia, eccetera. Allora, l'ira del diavolo è contro i cristiani? È contro i cristiani, che li persecuta. La tribolazione, okay. Contrariamente a dottrine false e religiose che in chiesa senti predicato spesso, che noi non andremo alla tribolazione perché Dio non ci ha assegnato alla sua ira, primo Tessalonicesi 5:9. In realtà noi attraverseremo la tribolazione perché questa è l'ira del diavolo. L'ira di Dio comincia dopo la tribolazione, questo lo vediamo in Apocalisse, se lo vuoi leggere, Apocalisse 15:1-2. Ok. Apocalisse 15:1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. Attenzione, qui siamo, qui comincia l'ira di Dio, non è ancora cominciata. Ah, okay. Sette angeli con sette flagelli che cominciano. Ed ecco che comincia il primo angelo fino al sette. Leggi il verso 2. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Okay. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Okay, quindi come vedi, arpe di Dio sono in cielo, qui la visione è nel paradiso. Mm-hmm. Quindi questi non potevano avere la vittoria se non dopo la tribolazione. Quindi sono i martiri e non martiri. Sì. I martiri uccisi dall'anticristo durante la tribolazione e quelli che testimoni fedeli che evangelizzeranno durante la tribolazione, però che non verranno uccisi perché il Signore li nasconderà, eccetera, e verranno rapiti. Quindi qui siamo, questo scenario è chiaramente dopo la tribolazione, perché altrimenti non potrebbero avere la vittoria sopra la bestia. Mi segui? Sì. Ok, allora, importante che comprendiamo questo passo cronologico, va bene. Quindi dopo la tribolazione, dopo il rapimento, ecco che inizia l'ira di Dio. Ok. Mi segui? Sì. E quindi se qui lo colleghiamo a quello che abbiamo letto in Apocalisse 6:12 fino al finale, ecco che i potenti della terra dicono, si nascondono dalla ira
di colui che siede sul trono Dio e dall'agnello, l'ira dell'agnello. Sì. Capisci? Ira che si vede messa a completo in queste sette coppe e viene completato nella distruzione di Babilonia, Apocalisse 17-18 e Apocalisse 19-11 Armageddon contro la bestia che è l'anticristo. Vabbè? Quando i credenti, i santi sono già in cielo. Eh sì, come abbiamo appunto letto qui. In Apocalisse 15 abbiamo letto. Sì, Apocalisse 15-1-2 sì, sì. È un passo importante che ti dà la cronologia di quando comincia l'era di Dio, che non è... L'ira di Dio non è la tribolazione, è sciocco pensare a questo. Ti pare che Dio manda la sua ira contro la sua Chiesa? Perché uh-huh. durante la tribolazione è la Chiesa di Cristo che sarà perseguitata, uh-huh. con l'anticristo che la perseguita, col marchio della bestia. Cioè non può l'anticristo, il diavolo incarnato nell'anticristo, rappresentare l'ira di Dio attraverso il marchio della bestia. L'ira di Dio non è il marchio della bestia, capisci? Un marchio che danna le anime per sempre, questa non è l'ira di Dio. Le anime dannate per sempre, come vediamo Apocalisse 14:9, rappresentano i giudizi di Dio, non l'ira di Dio. L'ira di Dio sono sette coppe che cominciano Apocalisse 15 e quindi continuano fino ad Apocalisse 19 alla fine. Sono sette coppe che vengono completate con Armageddon. Allora, Apocalisse 6 parla di Armageddon, ma non dice tre giorni di buio. No, ma insomma, tre giorni di buio cos'è? Questo email che hai ricevuto alla sì, Madonna, domanda. Le apparizioni mariane, San Giuseppe, eccetera. Cioè, questa è la Madonna che appare, capisci? Non è che possiamo seguire le apparizioni, no? No. Cioè, l'apparizione, sai come dice il secondo Corinzi 12? Dice il diavolo si traveste da angelo di luce e appare, come dice leggi Galati 1, credo verso 8. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Sia maledetto. Cioè un angelo del cielo, un San Giuseppe che appare, una Santa Madonna, una Santa Caterina che annunzia un Vangelo diverso, sia maledetto. Quindi le apparizioni com'è che possiamo confermare, misurarle, confermarle, vedere se sono vere o false, se sono di Dio o sono del diavolo? C'è un metro di misura che si chiama la Bibbia. Sì, dice non può essere diverso di questo Vangelo. Sì, esatto, cioè mai credere un'apparizione dove ci sia la pur minima differenza, sto parlando dottrinale. Io a volte ricevo profezie invece di dire 9:29 dico 9:28, Vangelo, la referenza biblica, questa è la mia mente carnale. Però per quanto riguarda cose dottrinali, per esempio io sono andato in cielo e ho visto Dio su un trono grande, Gesù su un trono piccolo, queste cose sono false. E cioè, ho sentito profezie così, perché Gesù non ha trono più piccolo, Gesù è Dio la stessa cosa e Gesù si siede sul trono di Dio, come dice in Apocalisse 3:21 credo, dice io darò a chi vince, darò di sedere sul mio trono, così come il Padre mi ha dato di sedermi sul suo trono. Quando ho sentito queste rivelazioni su internet, questa donna aveva visto Gesù su un trono piccolino, ma no, quello lì sono immagini del diavolo che cerca di sminuire Gesù. Andiamo avanti? Sì, andiamo a Apocalisse 8:12 che parla dei giorni di buio. Possiamo sapere questo quando succede? Non Dunque, è lo stesso, non è Armageddon. I tre giorni di buio te li puoi scordare. Questo qui è una cosa che era nel Vecchio Testamento, nelle piaghe d'Egitto, credo che sia Esodo capitolo 10, parlava, una delle 10 piaghe era tre giorni di buio. Ah, ok. Ok, magari l'hanno preso di lì, la falsa riga. Però non esistono tre giorni di buio nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse, capitolo 6, capitolo 8, che questa persona ci ha mandato le referenze. Non c'è niente a che fare, questa sarebbe una rivelazione personale. Le rivelazioni personali che non sono riscontrabili nella Bibbia non contano.